come diciamo è venuta, un tiro in porta, un gol, solo tiri piazzati da parte loro, ma reazione poca da parte dell'arbitro. Ma diciamo che è stata una partita dove ha fatto da padrone l'agonismo più che altro. E loro hanno sfruttato l'episodio dove hanno fatto gol. Sì, è vero che ci sono stati calci piazzati soprattutto sul calcio d'angolo, ma anche noi abbiamo avuto qualche situazione dove potevamo fare gol. Alla fine vince una squadra che ha sfruttato l'episodio, ma io sono contento dei ragazzi perché dal punto di vista dell'atteggiamento hanno risposto molto bene, quindi pensiamo alla prossima. Ma per esempio lei ha cambiato dopo un quarto d'ora del secondo tempo, se non faccio errore, ha messo Furci più avanzato e ha tolto Perretta sulla fascia. Poteva aspettare ancora meglio questa fascia con Furci, che ha cercato pure lui in qualche modo di fare qualcosa appena aveva il pallone giocabile. Diciamo che la sostituzione del Betta è stata dettata anche dal fatto che era ammonito, quindi ho pensato che potesse prendere la seconda ammonizione, quindi allo stesso tempo con Furci ho cercato, diciamo, di avanzarlo per avere più profondità e più forza fisica. Perché forse si è cercato di giocare centrale, quando potevano sfruttare meglio con il fatto del vento l'esterno anche l'est. Ma io penso che la squadra ha cercato di farlo. È normale che di fronte c'era un avversario importante di categoria, non dimentichiamoci. Noi abbiamo una squadra che è stata costruita quest'anno, molti elementi l'anno scorso non c'erano, e quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Quindi questo in questo momento non lo possiamo fare. Sicuramente siamo alla ricerca di una multa, vuoi notare? L'avversario ha fatto tre cambi in avanti. No, io ho cercato in tutti i modi di aumentare il tasso tecnico, soprattutto nella fase avanzata, ma non ci sono riuscito. Anche se c'è stato un tiro importante che di Gianni D'Agostino, il loro portiere, è stato bravo. Sì, diciamo un tiro che poteva essere come quello di Gnocchi. Poteva andare anche in rete, stavolta è stato bravo per la scala. E poi lo scopro io comunque. Sì, sì, un ottimo portiere per la categoria. Ma anche il primo tempo ci sono state due o tre situazioni, secondo me una c'è stato un fallo dubbio che ci potesse rigore in aria, e purtroppo nelle guardaline dell'altro abbiamo ritenuto il rigore, ma poi per il resto ho visto solamente tanto agonismo in campo, tante seconde palle, tante azioni non le ho viste neanche io, no. Neanche dalla parte dell'avversario. No, no. Quindi... un'azione quella è un tiro in porta, poi... Fermo restando che noi dobbiamo fare un campione diverso dall'avversario incontrato oggi. Certo. Loro sicuramente lotteranno fino alla fine a vincere, noi sicuramente lotteremo fino alla fine per salvarci.